Buongiorno YouTube, benvenuti in questo nuovo video. L'altro giorno ero a Savona con Liuba e abbiamo deciso di entrare in una yogurteria per prendere quello che si prende in una yogurteria: panino con salame di cinghiale. E quando siamo entrati c'è stato qualcosa che ha colpito la mia attenzione, che mi ha fatto tornare indietro di 13 anni, ovvero la Goleador. Non ho idea di cosa mi abbia colpito a tal punto nella Goleador in quel momento, visto che in qualunque bar tu entri trovi la Goleador che ti saluta con la manina, ma in quel momento mi sono sentito ritornare indietro di 13 anni, quando ancora ero dodicenne e il futuro era roseo, potevo diventare qualsiasi cosa. Vedete, in quel periodo, quando tutti i ragazzini portavano a scuola le merendine tipo le Kinder Brioche o le girelle per fare colazione, io ero un po' diverso, perché a me per colazione mi davano gli avanzi della sera prima. E ne ero felice, perché vuoi mettere quanto ti sazia rispetto a una girella, a una Kinder Brioche, il panino con la peperonata, con la cotoletta o con la frittata? Ecco, oltre a suscitare l'invidia e probabilmente la nausea dei miei compagni, che alle 9 del mattino si sentivano l'odore di uova arrivare addosso, c'erano quei rari giorni in cui non mi veniva data la colazione, ma mi venivano dati tipo 5 euro, dicevo vai al bar e prendi qualcosa. E io lì sapevo che il futuro e il successo era alla portata delle mie mani. Essendo cresciuto a Pane e Volpe, a Zio Paperone e a Monopoli, sapevo benissimo che da un piccolo capitale è possibile creare il successo, è possibile diventare un enorme uomo d'affari. Quindi avevo scogitato un piano. Andavo al bar e prendevo Nestatep, che già all'epoca ero profondamente drogato di questa bevanda. E il resto, con un amico che sembrava già sia briscola, mi facevo dare il resto in Goleador, ok? Quindi 10 centesimi per ogni Goleador, arrivavo ad avere 2 euro di resto, quindi più o meno 20 Goleador. Ecco, poi prendevo questi 20 Goleador con l'idea: ora vado a scuola, le rivendo a 20 centesimi l'una e il capitale iniziale da 2 euro diventa 4. Quindi facevo un traffico, diventavo il corriere di Goleador, che a confronto il cartello messicano è niente. E in un giorno avrei raddoppiato il mio capitale, e raddoppiandolo di giorno in giorno, presto sarei arrivato ad avere il mio deposito pieno di dubloni d'oro, ecco. Se non fosse che i miei piani erano destinati a fallimento. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Perché nei miei astuti piani di stratega non avevo tenuto conto di una variabile, e sono le variabili che ti fregano. La variabile era il comportamento del genere umano di fronte a una caramella. Sapevo benissimo che i miei compagni avrebbero fatto di tutto per estorcermi le caramelle. Sapevo benissimo che avrebbero fatto appello alla mia empatia, alla mia generosità. Quindi c'era un piano anche per quello. Innanzitutto dovevo arrivare a scuola senza farmi beccare. Non dovevo guardarli negli occhi, perché se li guardi negli occhi loro percepiscono la tua paura e sanno che te hai la caramella. Quindi avrei venduto le caramelle in giro, creando un traffico nelle mie tasche che presto mi avrebbe portato ad avere il mio chiosco con le mie Goleador. Il problema è che nel momento stesso in cui tiravo fuori la prima Goleador, tipo, tutti si giravano, sembrava tipo un film horror, tutti si girano nel cortile della scuola e in un'atmosfera che sembra molto quella della ricerca di Nemo con i gabbiani che fanno mio, ti arrivano tutti addosso, tipo calca, tipo sai, tipo War Z, ti arrivano tutti i zombie addosso e te non puoi fare niente che dispensare le tue caramelle, appellandoti però all'ultima speranza. Sai benissimo che per creare assuefazione la prima dose deve essere gratis, quindi te le prime le regali e anche le seconde, poi dalla terza, quando verranno loro a cercarla da te, le fai pagare. Peccato che i 2 euro che mi venivano dati per comprare le caramelle la prima volta me ne venivano dati la seconda volta una 3 settimane dopo. Quindi non avevo il tempo materiale per creare la sua fazione e i miei piani andavano a fanculo. Le speranze in una vita svanite così, in un soffio. Comunque, l'idea era questa. Io ho trovato la Goleador, ho trovato le Goleador in questa yogurteria e ho detto, cazzo, mi ricordo che erano buonissime, porca di una vacca, tutti volevano il resto in Goleador. Ma sono davvero buone? La risposta, naturalmente, la vedete nel titolo, non è un clickbait. Le Goleador mi fanno veramente profondamente schifo. Questa è una Goleador. Perché innanzitutto la consistenza, io hanno la consistenza di una cingomma, ma senza essere una cingomma, il che è incredibile. Ci puoi fare le lettere dell'alfabeto. E ora andiamo a fare un assaggio 13 anni dopo, per vedere se la percezione che abbiamo delle Goleador è data dalla nostra
giovine età o se sono davvero buone. Buone. Cola Goldor. Abbiamo una caramella dalla consistenza del cemento a presa rapida. Probabilmente è mastice. Hanno sbagliato nell'impacco. Con vagamente il sapore di cola. E dalla consistenza veramente del... della speranza di un padre che muore vedendo i figli diventano youtuber. Ai. Buono. E quindi ecco, cari proci, le cose del fanno cacare. Piccolo excursus che volevo dirla, è una verità che qualcuno doveva dire, attirandosi pure l'odio delle masse. Però basta tacere su queste cose. Ho dei pezzettini duri in bocca. Non so se è cingomma, denti o altro. Sarà felice mio padre che ha speso solo 2000 euro per l'apparecchio. Ci vediamo presto in un prossimo video. Buona buona. Buona buona buona.